Se fai? La te. Parla di amici, no? Quella di amici, sala d'amici. Beh, veramente si dice di amici, eh? Sì, di amici. Ehi, che cos'hai lì all'orecchio? Uffa, ma non è niente fa! Ai babione c'è, miss baby, se balla, oh, babbo, da, no, Satan, the one I love. After replying you, then I'm thinking of misbehaving. Oh, bad, bad, do, bad, bad, do, do, do. Yeah, like Jack Horner in the corner. Don't go nowhere, and I don't care. All your kisses, what they waiting for? Believe me, I don't stay out late. Don't care to go. I'm on my body, me and my radio. I'm misbehaving, I take it from me, young. Mi dispiace, la cioccolata non ci sta. E che ci sta? Ci sta crema, pistacchio, fragola, caffè, menta e limone. Scusi, mi fa un cappuccino, per favore? Un momento, c'è gente. Io voglio la cioccolata. Vabbè, ma vediamo se ce ne stanno dopo. Ma porca miseria, ma... Vieni fuori di lì. Edmondo di Amici, terza B? Sì. Così tu saresti un mio allievo. Io non sono nessuno. Va bene, allora, se sei più contento, io sono il tuo maestro. Ah, quello nuovo. Sì. Ma hai anche tu l'orecchino, vedo. Ma, scusami, non è un po'... insomma, da bambina? A destra, a sinistra, da om. Ah, da om. Vincenzino, perché non la racconti un po' tu com'è Corzano? E com'è Corzano? Una guarita. Le strade sono tutte sfravecate. I palazzi fragili e terremotati. Ci sta solo monnezza e siringhe drogate. Quando viene la domenica sapete mio padre che dice: ma che cazzo ci facciamo in questo paese di merda? Andiamocene perlomeno a Napoli. Così ci vestiamo e ce ne andiamo a Napoli. Ma quando torniamo, stiamo un'altra volta a Corzano. Ah, e vorrete che lì là sono tutti banditi. Quelli si credono che Corzano è tutta loro. Allora io gli dico, ma tenete bel lavoro sta città che è munnezza, o no? Sì. Ho sapete una cosa, parlando di munnezza, state accorti che Tommasina, prima di venire a scuola, si butta nel bene della munnezza. Poi viene a scuola e c'ha mischi i perucchi. I perucchi? I perucchi, i perucchi. Pidocchi? Signora? Signora, scusi, ma quella è la mia valigia, eh? Signora, ma guardi che lei si sbaglia, ma questa è proprio... Siamo la famiglia Marzullo. Quelle sono le persone di casa, ve le abbiamo mandate noi. Frigida, Chicchina, Iam, portate la valigia al maestro. Sì. Sì, è un portone qua sotto, Beh, il panorama di qua è stupendo, A gamma è accogliente, Ah, no, bellissima, guarda. E se c'è qualcosa che non va, Ha messo lo spighetto, brava. Noi siamo a disposizione. Guardi, una piccola modifica, per cortesia. Sì. Se si potesse spostare la scrivania in modo da far prendere la luce frontalmente. Chicchina, vieni a casa. Vi do la mano. Spostiamo la scrivania in modo che la luce viene frontalmente. Oh, dice il professore, attenzione, attenzione. Ecco. Il muro. Un momento. Ecco. La tunnella.
piace. È un po' pesante, ma così. Ma Oliette, che la grossa. Oliette, lo spostiamo a loco. E la libreria? Se Oliette lo spostiamo a loco, la libreria lo spostiamo a casa. E se Oliette a casa, è vera? Pere? No, le pere, i piedi. Poi siete un poco... Prego, non vorrei che la bambina capisse. Guardi, io sono divorziato da molti anni ormai, quindi... Ma lei come ha fatto a saperlo? Che cosa? Di mia moglie che è scappata col dentista. Oh, Gesù, non mi sarei mai permesso. No, io... Ah, lei non lo... No. Ah. Io non intendevo che si ca, no, intendevo che si ca. Sei superstizioso? Sì. Ah, no, assolutamente. No, perché a Napoli, acà, se io sono stato in letto con i piedi verso la porta, significa che pronto... Ho avuto. Chi ha avuto? Ho avuto e la cassa era morto. Ah, ecco. Sono usi e costumi che non conosco ancora perfettamente. Che? M'hai portato la mozzarella? Non ho capito cosa mi ha detto. E zia Esterina? In salute sta benissimo, è soltanto che ogni tanto c'è qualche piccola nebbia che così... Che... Beh, è piccola, insomma. Zia Esterina, non è Michele. Michele, che gli devi portare la tua mogliettina? La mozzarella. La mozzarella. Bravo, la mozzarella, non ti scordare, eh? Se non sta sceneggiando, sì. Michele è morto, sono 15 anni che è schiattato. Michele è morto, lo metto in capo, sì o no? Ma Gianluca, vanno a rinda balisce. Non ho capito cosa ha detto, scusi. Va già levi i pan da rinda balisce. No, lasci, faccio da me. Vada pure, la ringrazio. Corzano. Scusate ragazzi, dov'è la direttrice? Maestro Esperelli, vi aspettavamo, entrate! Quella è la direttrice, non per cattiva volontà, mica assenteismo, ha da fare, tena che fa! Sta in politica, il marito è assessore, firmate qua, firmate qua sotto, è amma bella! Ma questo che cos'è, scusi? Questo significa che voi oggi siete arrivati, pigliate servizi e tutta cosa, firmate! Ma secondo lei dovrei firmare un foglio di carta in bianco? No, io dopo questo lo compilo, ma con calma. Uè! Ma non vi fidate, non firmate, ma come lo fotte a me. Senta, mi faccia avere un registro di classe. Certo, e come no, immediatamente, subito. Se lo trovo, non lo trovo. Va bene, ho capito tutto, eh. Mi porti in classe, per favore. Oh, e che caratteraccio che te lo professore. Guardate che tipo, guardate. Andiamo? Così pazzo. E che stia a terza me? Buongiorno, signor maestro. Buongiorno. Qui non ce ne sono, scusi. Eppure lo sapevano che oggi arrivavo maestro nuovo. Lo sapevo o no? Sì, come no? Scusami, quanti siete in questa classe? Una quattordicina e sedicina. Quattordicina e sedicina? Come ti chiami tu? Rossinella. E voi come vi chiamate? Io è Marco Tullio. Marco Tullio Sperelli. Ma mi scusi, a questo punto chi ha la responsabilità di far venire i bambini a scuola? Ah, beh, lei certo, ovviamente. Vabbè, ho capito, va. Oh, voi rimanete qui, non vi muovete dalla classe. Andiamo. E che bello tipo. A domani. A brioche. A così deve ancora più grasso. Madonna, non si ne è. Quando si scassa l'ombrella? Mi arrivare a cercare ad uno i ragazzi. E lei viene con me. Io? Sì, mi accompagna, andiamo. Non mi. Dove andate? La mia brioche. Non dovevi stare in classe? Sì, certo, però è l'ora della brioche. Poverino, come faccio? Io devo pensare a qualcuno. Vieni con me, Yam. Ah, perché lei vende anche brioche? È perché non le posso avere.
Quello per esempio voglio la mattina è abituato a prendersi la brioche. Io devo pensare agli scolari. Io ho da fare, non mi fate perdere tempo, maestro Sparelli. Maestro Sparelli, io qui ho un posto di responsabilità. Io tengo che fa. Mi scusi, ma quella è una bidella? Sì, signore, ma quella bidella è mia moglie. E te ne che fa? E certo che te ne che fa. La direttrice te ne che fa, lei te ne che fa, la bidella lì te ne che fa, i bambini alla scuola tutti tengono che fa. E poi dicono che al sud non si fa niente, ma qui c'è un'attività frenetica! Ma chi sta chi vuoi sfottere? Andiamo, è ora di scuola. Beh, io non posso lasciare l'esercizio. A scuola! Lasciatemi! Lasciatemi! Don Michele! Chi lo maestro mi sta cariando qui? Ma lo senti che non si capisce quello che dici? Devi venire a scuola assolutamente. E adesso andiamo a cercare gli altri. Dove lavorano? Barbiere sta là! Dice, ma dove cazzo vai? A scuola! Moana, nel suo libro, ha dato un voto a tutti gli uomini che sono stati con lei. E uno dei voti più alti l'ha avuto proprio dai crescenti. Sei Scarano Giuseppe? Sì. Vieni con me. Ma perché? Non ci ho fatto niente. Oh, ma chi siete? Ma come vi permettete? E quello il ragazzo mi stava insaponando. Dove ve lo portate? Mai sentito parlare di scuola dell'obbligo, né di sfruttamento del lavoro minorile, eh? State attenti che se state fermati io vado direttamente dal sindaco. Ma chi è il suo sindaco? Un momento, il signore ha perfettamente ragione. Scusatemi, io ero con gli occhi chiusi e non mi sono accorto che mi insaponava un minore. Franci, ma che vergogna, ma meraviglia te che fai fatica e creatura. Voi siete il nuovo maestro, quello del nord, vero? Io sono Antonio Ruoppolo, sindaco di Corzano. Ehi tu, è il fronte dei amici il terza B? Sì. Vieni qua. Andiamo, è chiuso il negozio, andiamo a scuola, vieni. Non volete, lasciatemi. Oh, che storie. A scuola, dico. Ma che è questo? Lasciatemi. Marco. Fate manire. Lasciatemi. Andatene fuori da me della scuola. Io c'ho una responsabilità. Io lavoro. Lavorare? Sai cosa fai tu? Vendi le sigarette frodando lo Stato. Per contrabbandiera. Fatevi cazzo. Andiamo, a studiare. E subito. A cassate dei mandarini. Ma io, maestro nuovo, e poi voi a scuola dovreste venirci addirittura con gioia. È perché la scuola nostra è una scuola. Ma schifo! È vecchia, scassata, piena di buchi dentro ai muri. Attenzione, fermo per favore lei. Vi faccio passare io che questi vi buttano sotto. Andiamo, qui, da questa parte. Quelli sono i maschi. I maschi sono scostumati perché fanno i bisogni nei lavandini e otturano tutti i gabinetti. La direttrice non ci mette pere. Ere? Già, i piedi. Tanto quella se ne fotte. Ah, guagliù, ma che parlate a fare? Tanto sanno tutti quanti chi comanda. Dimmi il custode. Sì, adesso, addirittura comanda. E come no, comanda. Chi l'hanno fotenda, un figlio in trocchio, un camurrista. E tutti tremano davanti a lui. La nostra scuola è l'inferno. Essa si chiama il mondo d'altro. Il mondo? Il povero di amici? Sì. Un grande pedagogo, uno scrittore, è quello che ha scritto il cuore. Andiamo, andiamo a scuola, va. Andiamo a studiare. Vieni qua, vieni. Tata, vieni qui. Tanto ti ripesco! Cosa ridete voi? Dai, andiamo a scuola, dai! Andiamo! L'orecchino vede che ce l'avete proprio tutti, eh? Sì. Avete copiato Maradona, eh? Quella è Maradona che ha copiato a lui! Non offendo a Maradona, quella è meglio di tutti quanti! No, signore, chi l'hanno fudendo, hanno drogato! Uè, mo di scassa fa! Ma già vedete! Ehi, ehi, ehi! Oh! Fermi! Fermi, vieni qui! Fermi. Allora, cominciamo subito. Tu in quell'angolo lì e tu in quell'angolo lì. Faccia il muro, tu è a posto. Guarda che ignobile gazzara che avete fatto subito. Cosa stai facendo tu? Sto mangiando. Ma sei appena finito di mangiare una brioche, un'ora fa. Questa è
è l'ora della seconda brioche. Ah, l'ora della seconda brioche. Metti subito a posto con la brioche. Non bisogna mai mangiare troppo, altrimenti si diventa come lui e come il maestro. Guarda, guarda le unghie, che schifo. Vedi le unghie. Allora, regola 2. Bisogna venire in classe con le le unghie pulite. Oh, dunque, vediamo chi è che conosce questo signore alle mie spalle. Che lo signore mi sembra uno dell'età della vita, no? Esatto. Io vorrei vivere all'età della pietra per buttare mazzate. Perché si buttavano mazzate? Ecco, ma no, appena si guardava nel mezzo della strada non ti saluta. Pa, 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 mazzate. A quei tempi in famiglia litigavano sempre ed erano tutti sporchi. Non si lavavano, non si pettinavano, non si facevano la barba, neppure le donne. Perché adesso le donne la barba se la fanno? Si depilano. Un bambino appena nato già era un uomo primitivo. Non tenevano riscaldamenti, non tenevano la televisione, non sapevano come passare il tempo e allora disegnavano spiringuacchi sui muri. Spiringuacchi? Spiringuacchi sui muri. E cosa vuol dire? Carabocchi, schifezze, patacchie. Ho capito, sono i graffiti preistorici. No, ma che lui tempo cominciava ad essere intelligente, ma somigliava ancora alle scimmie. Quando finirono di assomigliare, le scimmie diventarono egiziani. Signor maestro, posso dire una cosa? Sì, dai. Non posso dirla a tutti quanti, la posso dire solo a voi. E perché? Perché è intima e personale. Intima e personale. Anche voi avete le unghie sporche. Ma io non lo dico a nessuno. Promesso. Va bene, adesso vai a posto, va. Guarda quel signore! Dorme! Non si viene a scuola per dormire. Come si chiama? Gennarino! Signor Gennaro! Sveglia! Sei a scuola, in classe, di fronte al tuo maestro. Piacere. Alzati in piedi. Che vuoi tu? Esci, beh. Da questo momento rimarrai in piedi per tutta la lezione, hai capito? Per punizione. Vergogna! T'ho detto di uscire se vuoi. E tu che fai? Ah, mangi. Guarda cosa fa, mangia. Cos'è, l'ora della terza brioche? Vai alla bagna, vediamo cosa ti ricordi le matematiche adesso. Veloce. Dai, prendi il gesso. Il gesso non ci sta, bisogna comprarlo da Mimì. Il gesso è patrimonio della pubblica amministrazione. Quello lo vende Mimì costoso, a 500 lire. Hai ragione. Ti ho detto di andar via, no? Vai. È quello rosso. Cosa? È quello grande, deve fare il bisogno. Deve fare il pupù. E allora vai, veloce, no? Non c'ho le 50 lire per l'incinca. Ti accompagno io, andiamo. E voi rimanete in classe, mi raccomando, state buoni, eh. Dammi. Normale, 5 strappi. No, tengo la sciolta, il forfè. Un forfè 100 lire, sono 12 strappi, più il gesso sarebbero 600. Ma siccome voi siete nuovo, facciamo 500. No, io pago 600, non voglio forfè. Aiuto, ma nonno. Andiamo. Dai che ce la facciamo. Siamo quasi in salvo. Eccoci qua. Vai, io ti aspetto qua fuori. Ma nonno, signor Mario, Zip, si è scassata Zip, non ce la faccio più. Aspetta. Se non ti vergogni ti aiuto io, eh? Io non ti guardo, eh? Ma che me lo fatto a me? Io mi sto facendo solo! Ecco, un momento. Ecco. Uè, ma che state facendo, sta piccerella? Io? Quello che dovrebbe fare lei, signora. Troppo tardi. Aspetti, eh? Porca miseria. Adesso almeno la pulisca, per favore. Io? Ma chi? Io? Ma che dite, professore? Qua se non ci stavamo il mio custode, con la carta igienica a strap, 10 piani di morbidezza, noi stavamo inguaiati. Il ministero non ci manda niente. Però voi avete perfettamente ragione, eh? E anche per i bambini avete fatto benissimo ad andarla a prendere sul lavoro. Direttrice, non è che posso andarci tutte le mattine, no? No, certo, ma serve come esempio però, eh? Speriamo. Poi per quanto riguarda la carta igienica e il gesso, mo stiliamo subito un bel esposto al ministero e ve lo firmo io. Anzi... è meglio che lo firmate voi, che tenete un risato in paradiso, eh?
No, signora, scusi, no, veramente non capisco quello che sta dicendo. Professore, qua ci stavano perlomeno 500 maestri napoletani che si sarebbero fatti uccidere ammazzato per aver imposto alla De Amicis. Signora, alla De Amicis, come dice lei, io ci sono caduto solo per caso, un errore burocratico, è chiaro. La mia destinazione è Corsano, con la S, in Liguria, vicino a casa mia, capito? Corsano, per una S, l'ho saputo. E vabbè, vuol dire che i santi in paradiso quel giorno hanno preso un qui pro quo, ma sempre santi in paradiso sono. Signora, questo non glielo permetto. Calmatevi, sperrei, non vi alterate. Siete diventato tutto rosso. Ecco, voi volete farmi una mossa. E poi mi fate agitare pure a me, che proprio non mi posso agitare. E che volete che ve lo faccio qua? Prematuro? Ah, voi siete di Comunione e Liberazione? Io? No, non so, ma perché mi ha preso, scusi? Vabbè. Scusate, quella è una deformazione professionale. No, perché mio marito fa l'assessore. Ah, ci mancava pure lui, ci mancava. Mio marito è il fecondador de Sivia. Ha fatto fare 6 figli in 10 anni di matrimonio. Più fecondador di così. Comunque, signora, tranquillizzi pure i miei colleghi di qui che vogliono prendere il mio posto, eh? Io ho fatto domanda al ministero competente, quindi al massimo fra un mese e mezzo il caso sarà risolto. Io sarò felicemente sua casa mia. Ah, ecco, voi felicemente. Allora, professore Sperelli, ma che ve la piglia da fare? Voi siete in transito. E che volete, aggiustare tutti quei del sud in qualche settimana? A cominciare dalla De Amicis. Mi scusi, almeno lei non può dire De Amicis? De Amicis? E chi lo dice? Come chi lo dice? Io. Tutti, da sempre. Ah, no, spere. Noi qua tutti quanti diciamo De Amicis. Adeguate, professor. Mettetevi in sintonia. Voi qua volete cambiare troppe cose. Dunque. Passate le moto per mandare. Aspetti, questo lo so. Io iet. Tu isti. Lui. Ist. Non me lo dica, per favore. Isso. Non me lo dica, le dico. Isso, Isso. Non me lo dica, le ho detto. Isso non. Porca miseria, ma guardi, ho bruciato la camicia. Me lo potevo anche dire, no? Ma io glielo volevo dire. Non me lo dica. Io non l'ho già detto. Vediamo di aggiustare qua. È grave il danno. No, è poca cosa. Se vuoi ci faccio una mendina. No, non lo faccio più da me, guardi. Preferisco, io vivo da solo. E poi questa, sinceramente, dato che la bruciatura è lì, va nella zona, insomma, come si dice qui in napoletano? Pomazzo. Va du mazzo. Ah, oh, dimenticavo. Io volevo fare una sorpresa. Professore, insieme ai temi del vecchio maestro, nello stipetto ho trovato dei libri di poesie napoletane. Sono veramente molto, molto. Ecco, questo qua è di Giacomo. Ah, salutare di Giacomo. E questo, professor, questo qua è un'antologia di poesie un poco piccante. C'è sta una cosa che è un monumento, con rispetto parlando, allo strunzo. dovete leggere spassosissimo, dovete leggere anche se non sapete bene il napoletano. Ma che, Michele non parla più napoletano? Oh, è seriola. Buongiorno, reverendo. Don Gabrielluccio, ma perché non si volta? È così bello il panorama, c'è il mare. L'ho già visto. Ho capito. Signorina Esposito, tema dell'estate. La mia casa, svolgimento. La mia casa è tutta sgarrupata.
i soffitti sgarrupati, i muri sgarrupati, il pavimento sgarrupato, a volte mi sento sgarrupata anch'io. Mia madre dice: il terzo mondo, non viene manca a casa sgarrupata. Quello perciò non ci dobbiamo ragnare. Il terzo mondo è molto più terzo di noi. Mio padre a Pasqua ci porta a casa il pecoro per scannarlo. Ma esso ci fa sempre bene e alla fine lo regoliamo sempre. E così lui si appiccica con mia madre che gli dice: mamma, nonna mia, da vado pecoro! Ma che cazzo porta a fare ogni anno sto pecoro con te se poi non tiene mai coraggio lo scanna? Mi ti scannassi a te! Mio padre fa il cartunaio. Di mattina fa un altro mestiere, poi si ritira il pomeriggio, dorme un po', mangia e poi esce la notte a fare i cartoni. E molto spesso l'accompagno anch'io. Ora ho capito perché dormi in classe. Certo, se la notte lavori, adesso mi fai sentire in colpa. Stamane sono stato duro con te, ti ho sgridato, ti ho fatto stare in piedi. Non vi preoccupate, ma tanto io dormo anche in piedi. Oila, ciao, cos'è che fai qua? Buongiorno. Buongiorno. Professor, ma voi quanto pesate? Ma... ma cosa ti... Vabbè, te lo dico. 95 kg. Ehi! E tu? Anch'io sono un disastro, 51 e mezzo. Vabbè, ci vuole un po' di pazienza, dai. Ma voi l'età mia, come la fate? Io? Così, guarda. Ah, così? Esatto. Allora? E allora è ancora peggio di come dice mamma. Perché cosa dice mamma? Che se continuassi a mangiare così, a diventassi grasso come a voi. Grazie, molto incoraggiante, veramente. Professor, ma voi fate qualche dieta? Magari. Ma cosa intendi tu per dieta? La dieta del fantino, del pilota, messe che, scarse dallo, watch watch. Perbacco, ma sei un vero e proprio dietologo. Quasi, quasi. E tu che dieta fai? Nessuna dieta, perché a casa mia si mangia normale. Cioè? Pasta e fagioli, brodo di polipo, polipetti con olive e chiapparielli, zuppa di carne cotta, ragù, vermicelli alle olio, carne di porco, soffitto, piselli, uova, polpette, salsicce, pizze, pizzette, cachi, pere, ciliegie, dattili e melone. Mi fai venire una fame. E per dolci, babà, sciuscia, cioccolata a crema, pastiera, mille foglie, zippole di San Giuseppe, cannola alla siciliana, deliziose sfogliatelle, struffoli e roccocò. E questo sarebbe il pasto normale? Sì, ma mica tutto in un giorno. E che teniamo, il canerone sfondato? Esofago sfondato. Però vedo che almeno tu, fortunatamente, l'orecchino non lo porti. Come non lo porto? Oh, ma nonna mia, l'orecchino se l'ha battuto! Attento, vieni qui, stai attento! Tu stai molto meglio senza l'orecchino, te lo dice uno che se ne intende di queste. Ma che fai, non vieni? Andare a casa di Totò. Sì, dai, andiamo. E perché? Poi Totò dice che io sono spione. Ma cosa c'entra lo spione? Ma cosa vi siete messi in testa? Che io sia un vostro nemico, scusa? Spione! A chi da morte, a chi da stravolto! Avete visto? Ve l'avevo detto, io no. Vabbè, allora facciamo una cosa. Adesso tu vai al bar e ti ordini un gelato. E di Vincentino che paga il maestro, eh? Vai. Ma il gelato non fa ingrassare. Sì, vabbè, ma la dieta la cominciamo un'altra volta, vabbè. Va? Buongiorno. Buongiorno. Tu sei la sorellina di Totò? C'è tua madre? Sta a servizio. E tuo papà? Sta là. Dove? Là. Ma è malato? No, sta ubriaco. Ma voi chi siete? Io sono il maestro. E questo qui
È il giubbotto di Totò. Sì, di Totò. Chissà chi ce l'ha fottuto. Ecco, appunto. Un latte, me lo spegnete per favore. Io devo parlare assolutamente con qualcuno di questo ragazzo. E dite a me. Ma scusami, a te come? Io sono il responsabile casa. E vi dispiace il biberon, se no latte sarà freddo. Ah, è qua, sì. Dunque, sta a sentire, questa mattina Totò mi è scappato lasciandomi il giubbotto in mano. E non è venuto a scuola. Oh, a questo punto tu lo capisci, no? Che è un ragazzo un po' troppo vivace. Vivace? Chi è un delinquente? È un guaio. Vi dispiace? Cosa? O direi, ta creatura. Scusami. No, che meraviglia. Vieni, bella. Vieni. Però, tornando al problema di Totò, io penso che sia indispensabile che torni a scuola, soprattutto per togliere dalla strada, no? Tu lo capisci? Io non voglio minimamente diminuire la tua autorità. Lo so che il capo sei tu. Però voglio parlare. Ciao, voglio parlare con tuo padre. Mio padre a quest'ora non ci sta a capo. Ma non vi preoccupate, domattina appena si sveglia ce lo dico io. Scusa, questa cosa? Quello tiene fame. Va bene, aspetta un attimo. Scusami, piccoli. Questa è un'altra tua. Come si chiama? Nannarella. Ciao, Nannarellina. La tua sorellina, questa. Aspetta un attimo. Buona. Dai, buona. La mamma arriva dopo. Ma scusa, 20.000 lire? Nicola ha detto, paga il maestro. Sei sparsa la voce. Ma io l'ho detto solo a lui, non a tutti. Non vedo perché devo pagare io. E che ce le devo rimettere io? Uè, ma chi è quella stronza che ha friggelato a tutti quelli della terza B? Io? Sono io. Scusate. Buon appetito a tutti, eh? Ma lascia stare sto guaglione che lei vi dà per un pallone. Ma te cazzo tu, cartuna! Sto sfumato. Per me il padre, meglio di così non si può fare. Buongiorno. Buongiorno, ho detto, eh? Seduti. Perché rimani in piedi tu? Per colpa vostra, non mi posso sedere più. È bravo, maestro. Gli avete fatto bilare un sacco e mazzà. Ci hanno mandato lo nordo, Stavi tutto cazzo appena arrivato. Silenzio, buoni. Mi sono dimenticato, su. Però, grazie a quelle che lui chiama le mazzate, io per la prima volta ho una classe quasi al completo. E tu come ti chiami? Salvador. No, il tuo cognome voglio sapere. Salvatore. Beh, solo Salvatore è impossibile, un cognome l'avrai, no? Non me lo ricordo, il cognome. Guarda Jenny, russa! Lasciamolo dormire, ha lavorato tutta la notte, poverino. Vabbù, allora domani torna a fatica pure. Eppure noi abbiamo bisogno. Fate presto, addio a scuola è l'obbligo. E grazie che ci venite a scuola, perché vi pagano, a noi chi ci paga? Nessuno. Mio padre è disoccupato. E chi lo può fare?
tutti con voi. Lo so, lo so. Ma è a posto. E ora basta, cominciamo la lezione. C'è qualcuno di voi che abita in una strada dedicata a un personaggio famoso? Io abito a via Garibaldi. Io so tutto su Garibaldi. Era l'eroe dei due mondi. Quello non è vero che abita a via Garibaldi. Si spara le pose. Cosa si spara le pose? Si dà le aria. Quello abita alla via delle tre galline. Va bene, ma io voglio sentire tutto su Garibaldi. Andiamo. Uè, dato. E tu, Carsta? E mi ci hanno portata a caos. Avevo preso quell'impegno, mannaggia morto. Ma non è colpa mia. Chiamo strunzo, cammino. Ehi, ma chi sei tu? Vai allora, Raffaele, te mattito mi presento. Chi lo ci sta aspettando col camion, andiamo. Tu fermo, stai a posto. Mettetemi presente. Entra dentro e chiudi la porta. Chi ti credi di essere tu? Io sto parlando educatamente con uno dei miei uomini. E lui mi ha buffato a wallara. Ma cos'è che ha detto? Dice che gli state gonfiando. Come si dice wallara? E palla. Come ti permetti? Fuori! Oh, io me ne vado quando lo dico io. Fuori, maleducato. Non ti permettere, sa? All'altro maestro l'abbiamo sputato in faccia. Ma te ti metti in la faccia in domuro. Io non te lo permetto, hai capito? Ah! Scusa, no. Non so, io non so neppure come sia potuto succedere. Ma mi ha aggredito con una faccia, con un odio, ma come un adulto, sai? Cioè, come un volgare delinquente, come... Come un camorrista. Beh, certo, quello è l'ambiente, questo è... Spera, qua mica siamo in Svizzera. I paccheri, ve li tirano dalle mani. Io sono un insegnante. E ho speso tutta la mia vita a insegnare la filosofia della non violenza. E ho picchiato un bambino di 8 anni. Lei mi deve aiutare, pari. Lei mi deve deferire a un consiglio di disciplina. Ehi! No, lei mi deve fare spendere. O comunque le deve dare un esempio. Allora dovremmo denunciare a tutte le maestre, le madri, i padri, i nonni, gli zii, a tutto quanto. Io quando ero giovane, andavo a scuola, il maestro mi dava ancora bacchettate. Mio padre mi dava le cinghiate e mia madre, eravamo in otto, ci abbuffava i paccheri a tutto quanto, santa donna. Eppure sono venuta benissimo. Lei sarebbe venuta benissimo, eh? Lei è venuta malissimo. Lei non mi piace assolutamente. E sa perché? Perché è questa sua filosofia che è la colpa di tutto quello che avviene qua dentro. Ah, io non vi piaccio, eh? No. E voi a me mi piacete ancora meno. Impotente, presuntuoso, raccomandato e razzista. Ah, io sarei razzista? Razzista, razzista. Perché voi sotto sotto siete pure razzista. Comunque, sperecca, non è cosa per voi, eh? Questa è una trincea, è una guerra. E creatura tenere palla quadrata sotto e anche i maestri le devono tenere. O volete sapere? Lo schiaffo è la meglio cosa che avete fatto da quando siete venuto qua. Mo sì che la classe vi apprezzerà. Quello che ho fatto, il signor maestro si è fatto rispettare, ma come? Picchiando un vostro compagno. Vedete, voi ora mi ammirate per una cosa per la quale in realtà mi dovreste disprezzare, perché il rispetto che si ottiene con la prepotenza, oggi con uno schiaffo, domani con una minaccia, con una revolverata, con un colpo di mitra, non è rispetto, è vergogna.
Ed è forse la ragione principale dei tanti guai di questo paese. La violenza indegna di un essere civile. Tanto più per un maestro. Vado a casa, non mi sento bene. Tanto sono qui provvisorio. Ah, penso che non starò bene fino al giorno del mio trasferimento. Buona fortuna, eh. Scusate. Che poi vi strozzate. Ma insomma posso fumare tranquillamente tutti questi giorni? Fumate, fumate, che me la fotte a me? Ma che c'ha Michele? Te l'ha già detto, non è Michele. Ah, non è Michele, ma sei imbagazzato, sta. Adesso facciamo una bella lezione di napoletano, scommettiamo che vi fate una risata. No, la ringrazio, il napoletano non mi interessa più. Basta, chiuso, ho finito. Oh, mi dispiace, avete proprio deciso che... Sì. Gesù, hanno suonato, e chi può essere a quest'ora? Con permesso. Prego. Michè, scusa tanto, eh? Ma che ti ho fatto qualche cosa a te, amore? Assolutamente. No, perché io sono un po' distratto. Io mi fumasse pure il serpiente. E la mamma di un vostro allievo? E che facciamo? Lo scagocacciamo? Professor, va già a parlare. Sono Nunziata Aiello, la mamma di Aiello Raffaele. Scusate un attimo, con questa persona ci devo parlare. Scusate. È la signora Aiello? Sì. Prego, si accomodi. Stata accolta a creatura. Hai capito? Che? A casa nostra. Che? Cosa hai fatto? Quello si porta persino le femmine in camera. Signora, mi creda, io sono veramente desolato per quello che è successo stamattina e... Io tengo 45 anni. Un marito invalidato per un conflitto a fuoco con i finanzieri. E 4 figli. Il più grande si chiama Rosario. Lo sapete dove stava fino alla settimana passata? Al Filangieri. E il carcere minorile? Ehi. Ma io ero più contenta. Perché almeno sapevo che non me lo potevano sparare. Raffaele è il secondo e sta prendendo la stessa strada. Quando ho saputo che andavate prendendo i bambini casa per casa, ho ringraziato la Madonna. E adesso ho sentito dire che volete abbandonare la scuola. No, no, assolutamente. Voi per me siete l'ultima speranza. Questo è un gesto di uova. Ma tu che ti credi? Che la vita è così? Un passettino innanzi e un passettino arredo. La vita è cagamenti cazzo, bella mia. Buongiorno, buongiorno! Buongiorno,
marito e sono venuto. Dimentichiamo quello che è successo ieri. Ah. Ma vedo che qualcuno non ha dimenticato. Vedo che oggi in classe c'è anche il signor Raffaele e la cosa mi rallegra molto. Questo oggetto della vendetta vorrebbe essere un sanguinoso oltraggio alla mia persona. Prego. Trattasi di escrementi umani qui in forma cilindrica e acciambellata. E sono una cosa molto importante perché fanno parte del ciclo della vita, come le farfalle, i fiori, le lucciole, le stelle. Nei secoli, poi, hanno ispirato, oltre a tante barzellette e storielle amene, hanno ispirato letterati, scrittori e poeti famosi come Dante, Boccaccio e molti poeti napoletani. Ma ho qui un libretto che vi voglio assolutamente leggere. Sentite come sono aggraziati questi versi. Strunz. Carravogliato sta in coppa no marciapiede into una spere sole. No moschiglione tronziglia attorno e te canta nonna nonna. E tu dorme. Strunz. Ma state dicendo a me? No, no. Rispettabile Ministero della Pubblica Istruzione, il sottoscritto maestro di scuola Marco Tullio Sperelli, a modifica della richiesta di trasferimento del suo precedente esposto, chiede di restare nel suo attuale ruolo di insegnante della classe terza B della scuola Edmondo De Amicis di Corzano in provincia di Napoli. Tema: la pioggia. Svolgimento. Se Gesù non mandasse l'acqua, sarebbe un guaio. Le piante si arrognerebbero, gli alberi mossi, la terra a sete, gli animali morissero. Io morissi e morissimo tutto quanto. Morissimo! L'acqua è un dono di Dio, ma in Calabria non ce l'hanno alla stagione. Alla stagione? Quale stagione? A stagione. Le stagioni sono quattro. Sì, autunno, inverno, primavera e stagione. Ah, l'estate, dici tu. E perché la chiami la stagione? Perché è la più bella. Pigliamo, per esempio, non è tanto bella. Uno non sa se deve fare una passeggiata fuori, è meglio farla dentro. Boh, per i ricchi l'inverno non è un vero guaio, per i poveri sono mali panzi. Tanto lei se ne fotte perché a casa sua tengono i termosifoni. Ma senta Achille, è che è colpa mia? Se mio padre lavora alla SIP e io sono una bambina attuale, eh? Mio padre alla stagione mette i vestiti nel frigorifero, così quando se li mette se li sente più freschi. Ah, allora. Coraggio, Nicolone, giù i pantaloni. Pietà, pietà di me. Allora. Signor maestro, è vero che gira a Forcella? Avete comprato uno stereo a cassette? E tu che ne sai? È che invece era dello stereo. Dentro a pacca avete trovato un mattone. Due ne ha trovati. Così tu fatto fa fessa. Uè, ma come ti permette, signor maestro? Però scusate, ma non ci cascano più nemmeno i giapponesi. Manco i tedeschi. Manco i milanesi. Ma loro lo sapete proprio tutti. Anche il custode. A posto, va. Ma voi che intenzione avete? In che senso dici? Ma vi volete tenere questo sfregio? E che te vorrei fare, andare alla polizia? Voi al mio posto che cosa fareste? No, aspetta un momento, così no. Non si capisce niente, parlate una alla volta, vai. Ci resti 40 capo da mocca, io sa che la buttare la mano. Io che il stronzo gli dicesse, ma fa mocca chi è morto. Ma andate a te che lasciasse i mamma e ti ci ricessa. Si cacci 50 cazzotti in dano, bom 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 bom. Ci spacca la faccia, e sia mamma. E la grande festa sguardati mamma. Oh mamma mia! Ho facesso culo a quarto a quarto! O sguarrasse il pacco e gli dicesse che la grande somma per di mamma! Ma
Lascia pure la canzugella. Alla nemica è morto, mamma del padre con quello storto. Solo di cagizia morte, morto mi sono marinare, avessi mamma di me sono marinare. E morto mi sono carabinieri, avessi mamma di due bicchiere. Basta, 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 con tutte queste volgarità. Dai, torniamo alla nostra lezione. Adesso ditemi in quanti mesi si dividono le stagioni. Gennaio, febbraio e marzo, ma non tutto, e dicembre sono mesi invernali. Marzo ma non tutto, aprile, maggio e giugno ma non tutto, sono mesi primaverili. Giugno ma non tutto, luglio, agosto e settembre ma non tutti, sono mesi estivi. E tutto il resto è mesi autunnali. E tu, Lucetta, quale mese preferisci? Gennaio lo preferisco, oltre perché viene la Befana, anche perché viene il mio compleanno. Io preferisco febbraio perché viene carnevale. Io preferisco marzo perché viene la primavera. Io invece preferisco aprile perché viene Pasqua. Maggio, niente. Io il giugno lo preferisco perché viene l'estate. Io luglio lo preferisco perché vado in villeggiatura. Agosto, niente. Settembre lo preferisco perché iniziano i campionati di calcio. Ottobre, novembre, niente. Dicembre lo preferisco perché viene Natale. A gennaio fa freddo, febbraio freddo, marzo è pazzo, aprile fa caldo, maggio caldo, giugno caldo, luglio caldissimo, agosto caldissimo, settembre fresco, ottobre... Adesso, qua se non la fermiamo facciamo notte, sono 1:10. Ah già, come mai non è suonata la campana? Lo so, tengo la fame. Vabbè, facciamo una cosa, prepariamoci. Ma che aspettiamo? La campanella. La custode? E chi sa, perché ne sta sempre il telefono. Piove? Che schizzichea. Schizzichea? Ma allora sarebbe meglio uscire prima che comincia a piovere a scatafonno. Certo, basta che Mimì però ci suona la campanella. Beh, guardi, l'ora è un quarto, i bambini hanno fame. Vuole che suoni la campana? Professore, vi assumete voi la responsabilità con chi lo pazza. Te la suono io, via. Avanti. Dai, uscite. Vai. Anche noi adesso, vai. Andiamo anche noi. Permesso. Permesso. Fermi! Fermi! Ma dove andate? Ah? Chi si è permesso? Chi ha suonato la campanella? Rientrate subito dentro! Da questa scuola non lascia nessuno sa prima, io non ho suonato la campanella! Io sono il responsabile! Chi è stato? Chi è si è permesso? Sono stato io, allora? Ah, oh, Etta Parevi, io sapevo! Maestro Sperelli, questo è il lavoro mio! Qui siete maestro, è stato posto vostro! Facito maestro! E va bene, trasi! Ci vuole un insulto mortale! Che un e lei perché non fa il suo mestiere? A Luna perché non ha suonato la campana? Perché? Perché drink dentro! Andiamo, voglio, trasi! Andiamo! Ci dici un papera! Io recito in giro. Finiamola con queste pagliacciate, andiamo! Andiamo, voglio, trasi! Ma che sta succedendo? Scusi un momento! Ma che sta succedendo? Questo signore sconvolge la disciplina e manca di rispetto al ruolo mio! Ma finiamola con queste scene ridicole, signora direttrice! Andiamo, ci lascia andare via! Ma finitela voi, Sperelli! Ce li mandano da Genova, ce li mandano! Io non mi faccio pestare i piedi da nessuno! Ti dici zumba verete! Ci volete dire sto zumba verete! Acceleratelo un po' a pratica, così ce la leviamo subito dalle scatole, sto zumbapere dei maestri. Avete visto? La rittis. Ha già sbagliato. La Svizzera. Pasqua, ha fatto un tema coppa a Svizzera. Quello zio Pasquale è arrivato mo' dalla Svizzera. La Svizzera si affaccia sulla Svizzera, l'Italia, la Germania, la Svizzera e l'Austria. La Svizzera vende armi a tutto il mondo per farli scannare. Ma lei non fa neanche una guerra piccolissima. Con quei soldi costruisce le banche. Ma no, le banche buone, le banche dei cattivi, specialmente dei drogati. I delinquenti della Sicilia e della Cina mettono lì i soldi, i miliardi. La polizia va e dice: di chi sono questi soldi? Non lo so, non te lo dico, so cazzi miei, la banca è chiusa. Ma non era chiusa, aperta era. La Svizzera, se a Napoli tieni il tumore, a Napoli muori. Ma se vai a Svizzera, muori più tardi oppure vivi. Perché la clinica sono bellissima. Il tappeto, i fiori, le scale pulite. Ne manca una soccola. Pure. Però si paga molto. Se non fai contrabbando, non ci puoi andare. È finito tempo. Ma questo è pericoloso. Pericolosissimo se lo scopre l'ufficio immigrazione. La Confederazione Svizzera ci caccia via. Eccola qua. Viene a fornare la purezza. Che bella che sei. Ma come va la febbre? Che l'è passata. Perché? Cosa ha avuto? Niente. No, una toccata di rosolie. Così vediamo un po'. Quant'è? 38 e 8.
Tom, non mi parli, per favore. Ma che teneva la piccirilla a Natale? Una toccata rosolina. Eh sì, ma non è carnevale! È Capodanno! E poi mio cognome che sta malato, su! Gli portiamo una bella camomilla, eh! Andiamo di là a festeggiare, lì. E dammi una trombetta a me, due! Tommasina Ruocco, tema, una malattia, svolgimento. Quando io cado malata è un guaio per tutta la casa. Il medico che mi viene a visitare non è tanto buono. Speriamo che stavolta sto strunzo capisce qualcosa. Speriamo che stavolta sto strunzo capisce qualcosa, dice papà. Ma quello non capisce e mi dà i medicinali. Un sacco di volte prendo una malattia per un'altra e dopo 5-6 giorni sto male tale quale prima. Oppure ancora peggio. Ma l'anima chi ti è morta e chi ti è stramurta. Pozza passano ai cocco, poi che sto sputo faccio, dottor Nicolilla. Il primo medico si chiama dottor Nicolilla, il secondo medico si chiama dottor Arnone e si picchia 100.000 lire. Mio padre, soldi per il secondo medico, non ce l'avrebbe e certe volte deve fare i debiti. Quando arriva il secondo medico non è come il primo che subito fa e non capisce niente. Tutta la famiglia trema. Giuseppe va a fare la pipì. Il dottore non dice una parola. Lì mi visita zitto zitto. Lui è altissimo. Mi sembra morto. E quando parla ci fa fare sotto dalla paura. Però indovina sempre malattia. Quando esce dalla porta, mio padre bestemmia la Madonna e rompe tutto. E io nel letto piango perché è stata colpa mia. Brava Tommasina, 8. Dottor Nicolella, mamma. Scusate se vi ho chiamato a quest'ora, ma la febbre è altissima e sicuramente una toccata e l'uso via. Oh, dottore. Buonasera. Buonasera. Lei è il dottor? Nicolella, per servirla. Altre 4, per favore. Come no? Altri 4. Allora, per Lucetta, per Flora, per Tommasina e per Rossinella. Grazie! E queste le ho portate per festeggiare l'8 marzo, che oggi, che come sapete, è la festa della donna. Cosa c'è da fischiare? Tu almeno mi sai dire qual è il significato della festa della donna? E credo che la donna deve essere uguale all'uomo, perché non è giusto che non è uguale. L'8 marzo la donna può essere uguale all'uomo. Ah, solo l'8 marzo? Eh! No, tu no. Oggi stai a dieta con me
E da stamattina che non mangio ricominciamo a mangiare insieme domani pomeriggio. Va bene? Madonna mia. Su, su, coraggio. Prego, gli altri. Uno alla volta, con calma, con calma. Con calma. Dai, dai. Salvatore, almeno oggi che l'ho tomato me lo dici il tuo cognome? Salvatore. Ma no, quello è il tuo nome. Me lo dici il tuo cognome? Ma che vergogna, è mai possibile che 4 mesi che non... Dove è finito il papà che era qua? Boh. Come boh? Tiralo fuori. Oh, questo è sequestrato. E questo non lo mangia nessuno, è chiuso qua dentro. Adesso torno a casa. E ora parliamo un po' più seriamente di questa festa della donna. Ma la festa della donna è anche quella della mamma. La mamma mi fa mica una cosa seria, è più di una donna. In che senso? È un mammifero. Un? Mammifero, per questo si chiama mamma. Allora parliamo di questo mammifero. Perché quando siamo piccoli produce latte e quando siamo grandi smette di produrne. E ma se nasce un altro figlio, subito ne produce di nuovo. Allora perché tutto si riduce a una gran latteria? La mamma non produce latte. Mamma mia, non si trucca, non vada a barbiere, i capelli se li fa a casa. Anzi, viene la signora Franca a farceli. E qualche volta che ci vengono i 5 minuti con papà, mi c'è sempre essa. Oh mamma, 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 oh mamma, mamma, mamma. Sai perché mi batte il corazon? Ho visto Maradona. Stop. Professor, ma voi perché portate le mimose alle femmine se le femmine non vi piacciono? Ma come non mi piacciono? Voi non siete sposati, non avete figli. Ah, ma allora siete ricchioni. Cosa? Ma quale ricchione è ricchione? Ehi, ehi, buoni! Ma cosa vi viene in testa? Ma come vi permettete? Che va arrabbiato, che sarà mai? Io c'ho una zia a Napoli che è ricchione. È tanto una brava persona. Vabbè, d'accordo, sarà anche una brava persona, ma non me ne frega niente. Io sono normalissimo. E mi sono anche sposato. Oh, lo vedete? È sposato! E la moglie dove la tiene? Va bene, mia moglie se n'è andata. Perché è ricchione! No, perché siamo divorziati. Mia moglie aveva un difetto, era come la mamma di Giustino, voleva avere sempre ragione. Comunque, adesso, chiuso l'argomento e ricominciamo con la nostra lezione. Problema, 2 ore di tempo per rispondere. Allora, una signora... Scrivete tutti, va al mercato e ha 10.000 lire. Hai già finito? Sì. Posso chiedervi una cosa intima e confidenziale? Certo. Quando uno è divorziato si può anche risposare? Sì. Vabbè, le 2 ore sono finite, riconsegnatemi i quaderni, per favore. È l'ora della ricreazione? Oh, non vorrei che pensassi che... Metà per una e non diciamo niente a nessuno, Ma è Raffaele Aiello con il suo motorino. Ma guarda che incosciente. Raffaele! Raffaele, fermati, incosciente! Ma siete cretini? Quando si è ammazzato siete contenti?
Dove l'ha preso quel motorino? Era quello del fratello carcerato, lo usava per fare gli scippi. Bel delinquente, eh? Motorino, scippi, droga, carcere e cimitero. Una gran bella carriera. Ma perché Napoli negli ultimi tempi è diventata solo questa cosa qui? Ma la vedete alla televisione? Io sempre. Una volta stavo vedendo un concerto di Madonna, poi si è rotta la televisione e non l'ho vista più. Se ci penso esco pazza. Ma no, ma io non dico quella televisione là, io dico il telegiornale. Mio padre è sempre lui che accende la televisione. Come accende il primo guaio? Come arriva il primo piatto e il secondo guaio? Mio padre quando vede scritto Napoli dice: state zitte e dimmi qual altro guaio è successo. Perché quando c'è scritto Napoli è solo per dirci guai. Purtroppo quelli che tu chiami guai sono morti, ammazzati per strada. No, ma noi a Corsella andiamo bene, teniamo una bella media di 8 morti l'anno solamente. Ah beh, allora possiamo stare tranquilli. A Casamatore, il paese di mia nonna, come ti affacci c'è la guerra? Sì, è vero, a Casamatore si ammazzano per ogni fesseria. Vabbè, vogliamo parlare di questa cosa? Perché succede tutto questo, secondo voi? Questo, ma camorra e droga, no? Ah, camorra e droga. Allora, benissimo. Un argomento molto penoso e anche doloroso. Però voglio proprio parlarne. Ditemi che cosa sapete della droga. Essa prima ti rende felice e poi diventi scemo. Per avere un grammo di droga bisogna spendere 10 milioni. Ma i drogati sono tutti poveri, allora rubano, scassano, fanno gli scippi e ammazzano il padre e la madre. Vedi tante farfalle, colori, arcobaleni e vuoi volare. Poi finisce tutto e vedi solo Corsano. Ma che succede? Mi si è rotto il motorino? Rallenti per favore! Rallenti, ho detto! Si fermi! Che cos'è successo? È finita la miscela. Senta? Sì? Si può mettere il motorino sopra il tetto? Certo. Grazie. Scusi, eh? Non si preoccupa. O ti fa schifo venire con noi? Io te ne ho da fare a Napoli. E va bene, va. La regina Maria Carolina era la sorella di Maria Antonietta. La ricordate, no, Maria Antonietta? Quella era la rivoluzione francese che ci tagliai in capo. E faceva bene. Perché erano invidiosi come te? Quindi secondo te la rivoluzione francese l'hanno fatta solo per invidia? Perché la regina Maria Antonietta faceva una bella vita. Si alzava a mezzogiorno e 5, faceva colazione col cappuccino e il mocchino, si lavava la faccia, le unghie di tè e si comprava un sacco di vestiti e gioielli. Allora il popolo si scatenò, gli presero i nervi dalla nervatura e così scoppiò la rivoluzione francese. Si buttarono mazzate, si colpivano, uno sputò pure in faccia a un altro. Poi vedarono la ghigliottina e tagliarono le teste a tutti quanti. Zac, zac, zac. Io già lo so che tutti diranno che non è giusto, ma invece è giusto. Gli uomini non sono tutti uguali. Ci sono i belli e i brutti, gli alti e i bassi, gli intelligenti e i scemi, l'uomo uomo e l'uomo in merda. E ci sono pure i popoli diversi. Io, per esempio, ho tedeschi. Li schifo e li odio perché fanno scoppiare sempre la guerra. Tu hai tedeschi? Che invece hai gli inglesi? Agli inglesi li schifo e li odio perché si credono meglio di tutto. Gli francesi li schifo e li odio perché fanno sempre una guerra del vino contro il nuovo. Allora voi schifate e odiate proprio tutti, eh? A me mi piace solo l'Italia, anzi solo metà. Perché a quelli del nord li schifo e li odio perché ci trattano come le bestie. Sì, adesso, come le bestie. A Milano lì, se uno butta una carta a terra, subito dicono che viene da Napoli, senza sapere se viene. Io lo so che viene da Napoli, ma loro che ne sanno. Adesso, cari napoletanini, voi raccogliete tutte le carte e tutte le stagnole. March! Altrimenti io vi schifo e vi odio tutti. Ce ne andiamo a portare lì, nel cestino della carta straccia. Thank you.
siamo d'accordo. Per le vacanze di Pasqua tutta la classe mi deve fare un tema scelta sulle parabole. Raffaele? Va bene. Perché non ne fai una anche tu? Dai, fammelo solo per vedere come scrivi. Si te tra su te sicca e muovo state mattenne i chat. Non ho capito, questo è arabo per me. Mi state allargando? Quello deve fare la parabola della pecorella smarrita. Stronzo, non mi devo fare! E dai! E basta, andiamo! Mannaggia l'anime, chi te muore, chi te stramorta, guarda qua, va. C'è sta tutta la miscela per te, zumbava tutto a parlare. Delinquente, ma si scende. Dicevi che non tenevi più miscela, dicevi, guarda qua, ci sta pure il tappo scazzato, ci sta. Ah, non ci voleva proprio venire, aveva finito la miscela. Beh, la pecorella smarrita! Basta, volevi venire con noi, no? Che c'era a vergognarci? Insomma, la vogliamo smettere? Che me vuoi, piglia schiaffi un'altra volta? Raffaele! Questa me la paghi! Dove vai? Una parabola arca di Mosè. Ma quale Mosè? L'arca di Noè, scemo! Abbracciò quella mummia che gli sembrava uno zombie e gli disse: Lazzaro, per questa volta ti perdono, però la prossima volta non mi dica tu, sennò buschi. E bravo Lazzaro! Auguri, signor maestro! Grazie. Auguri, ciao, signor maestro! Ciao, ci vediamo, dai, dai. Ciao, maestro Sperelli, una lettera a Babuglia. Buonasera, professore. Vi siete divertiti? Ma tu non eri malata? Perché non sei venuta? Ero malata questi. Papà non li teneva. Scusami. Ma perché non me l'hai detto? Te li davo io, no? Va bene, la prossima volta. Va bene, la prossima volta. Professore, io da grande voglio guadagnare un sacco di soldi. Anch'io. Mio padre dice che senza i piselli nella vita non si può fare niente. E quando dice questo, si guarda con una faccia schifata davanti allo specchio. E io capisco che sta là per sputarsi in faccia. E mi fa pena. No, papà non ti deve fare pena, perché è un bravo uomo. Ciao, ci vediamo domani. Ciao. I see trees of green, red roses too. I see them bloom for me and you, and I think to myself, what a wonderful world. I see skies of blue and clouds of white, the bright blessed day. Che bella serata. Anche lei vedo qui a godersi il suo muro. Oggi ho ricevuto una lettera, una brutta notizia. È venuta una malinconia e la vita è fatta così. Basta non prendersela, va. Basta che c'è sto sole, come dite voi. Se noi dicimmo la vita è come la scaletta dopo pollaio, curta e chini in merda. Ho capito.
Peccato perché la giornata era cominciata in maniera così carina. La gita scolastica a Napoli con i miei ragazzi. Abbiamo visitato Palazzo Reale di Caserta, abbiamo visto le fontane. Ma sa che Napoli è bella però, Scusi la retorica, ma alle volte sembra proprio una regina bellissima con un corpo adagiato in riva al mare. Sventrata e coi viscera fora. Vedere Napoli è come assistere a una autopsia. Ho capito. Vabbè, io la ringrazio per le buone parole di conforto e vado a dormire. Ci vuole un'ambulanza! Chiamiamola! Su, vieni! Vieni, vieni! Mi scusi se disturbo. Si è sentita male la mamma di un mio allievo. Posso chiamare un'ambulanza? Uso il telefono. No, teniamo un numero qua. Per i casi di emergenza, il numero dell'ospedale. Eccolo qua. Grazie. Ma che fate? Chiamate l'ospedale? È inutile, tanto non vengo. Stai zitto, per favore, lasciami fare. Stanno abbacchiati con la camorra. Pronto? Ospedale? Mi manda un'ambulanza, per favore, ho fatto rivito di morte. Ma che sta male? A Corzano. Come non ce ne sono? Dei privati? Lasciate stare, Brusso, quelli vogliono un milione. Mi scusi, quant'è che posso venire a spendere, più o meno? Come? Un milione e due? Ovvi. Ma voi fate schifo, voi approfittate del dolore della gente. Voi siete abbacchiati con la camorra. Io vi darò... Hanno buttato giù. È logico che hanno buttato giù. Andiamo, yeah, Ido, va bene, ti accompagno io. Mi scusi, Scusate. Permesso, scusate. Ti accompagno io con la mia macchina. La macchina vostra non si può pigliare. Perché? Perché va giù schiattata in ruota. Come? Vi ho bucato le ruote e vi ho messo pure lo zucchero nella benzina. Lo zucchero? Così il motore è fattuto. Ma porca miseria, ma perché? Spiegamelo! E mi volevo vendicare, no? Ma ricordate che la figura di merda che mi avete fatto fa? O la siete ascoltata? Ma va... E mo che non mi volete aiutare più? Lo sapevo, va a fa' bocca! Aspetta che ti accompagno anch'io! Aspettami! Voglio dire, io ti voglio aiutare, però adesso come la portiamo? Io mi fotto una macchina e voi la guidate! Ma come fottere una macchina? Io la rubo e voi la guidate! Vabbè... Ma porca miseria, mi sono assicurato. Ma che guardi, andiamo. Questa lasciala aperta. Perché? Te lo spiego dopo. Andiamo, vieni. Tu guarda quelle. Queste dici? Statta zitto che stiamo a rubare. Scusa, ma io non sono pratico. Maledizione, sono tutte chiuse. Raffaele, io vado a vedere di qua. Raffaele! Raffaele! Rubo questa! Rubiamo questa, è comodissima, c'è anche il pianale! Ma che cazzo state facendo? Volete fottere un furgone a mezza ricchi? Ma che so? Sì, ma glielo posso spiegare. Ah, aspetti un attimo. Raffaele!
Abbiamo avuto fortuna, però. Quello mezzarecchio è un amico. Ma vedi che ci sono ancora dei gentiluomini? Un cuore d'oro? Certo, è un contrabbandiere. Scusate, donna Nunzia, ma qua la strada è tutta scassata. Niente, mezzare. Viva Gesù, lo ringrazia. Fate con comodo. Grazie per la fuga. Grazie a tutti. Mamma! Dammi una mano. Sollevale la testa. Togliamole questa scatola di sigari e le mettiamo questa steca di marmo morbide, così sta più comoda. Io vi ho scassato tutta la macchina e voi non vi siete mai incazzati. Di che cosa? Ti sei voluto vendicare? Che cosa ti ho fatto io? A me prima mi rispettavano e voi mi avete fatto perdere la faccia davanti a tutti. Io? Voi mi volete rovinare la vita, mi volete cambiare, mi volete far diventare come voi. Ma io voglio diventare un uomo. Non voglio voler bene a nessuno. Senta, scusi, è un'emergenza. Scusatemi, c'è una donna che sta male, potete prendere una barella per cortesia? Aspetta un momento, arrivano i portantini. Ragazzo simpatico. Mamma sta male, non stanno sti portantini. Uì, tengono che fa? Ci hanno da fa. Ma come tengono che fa? Ma cosa vuol dire tengono che fa? Non si può sollecitare, per cortesia. Voi solleciti, voi strunz. Mo pigliate una barrella e datevela fa, perché sennò succede una macchina. Oh, io sono infermiere. E mo fai la portantina. Ma voi, non è il caso di scaldarci in questa maniera. Non ci preoccupi, 90 su 100 è una colica rena. Sì, 90 su 100 è un altro 10. Vabbè, facciamo 95. Sì, ma la signora sta male, per favore. E mo viene l'infermiera e le fa una sedia. Ma scusate, non lo vedete come siamo combinati? E abbiate pazienza! Adesso arriva l'infermiera che fa un'iniezione. L'infermiera? E la notte fottono. Come fottono? Fottono, fottono. Fottono e se ne fottono. Che è tutta una schifezza. Non se lavi, scarafono un coppoletto. E la peggio è la capipezza. Cos'è che dice? La capipezza, amore, casura. Quando che la cammina, tutti tremano. Io se la incontro in mezzo alla strada, metto sotto pure se la macchina non la sa ci portare. Ca, è meglio a morire. No! Mamma, mamma! Signore, ce la faceva la siringa! È stato fermo, voglio! Ma come ti permette? Se ci stava ancora mezz'arecce, ce la facevano subito la siringa. Che succede? Silenzio! Ma che ci fa sto guaglione qua? Esci, via! Oh! Brutta figlia di roccia! Ci ha facita, non ci ha facita, sta mano ne seringa, sta povera Dio. Aspettate che ammora, brutto capepex. E va buo, calmatevi. Ma che siete, pazzo? E tu prepara una siringa, sino qua diamo i numeri. Mi dispiace. Sei stato meglio di mezza ricca. Non vi preoccupate, ho peggio passato. Preda. È meglio che veniate, sennò perdete l'autobus delle 6:15, tanto mi arrivati. Avete capito? Niente, assolutamente. È meglio che ve ne andate, perché sennò perdete l'autobus delle 6:15, tanto adesso arriva la zia. Vabbè, d'accordo. Comunque, appena la mano si sveglia, dire che le sono debitore di un cesto di uova. Un cesto di uova? Perché? Me le la date per te, per farti tornare a scuola. Insomma, per toglierti dalla strada. Purtroppo non mi hanno dato la possibilità di ripagarli. Tu, guarda, la lettera del mio trasferimento. Me ne torno dalle mie parti. Gesù è vero? Gesù è vero. Peccato, perché anche se non lo vuoi riconoscere, stai cominciando a cambiare. Io? Ma tenete proprio una bella faccia e corna. Voi state cagnando. Come? Siete venuti con me a rubofrugù. Avete sbattuto la capa pezzi in faccia al muro. Un'altra 2 settimane con me e imparavate a campare pure voi. Allora è arrivato il momento prima di partire. Fermi là!
signor maestro, ci abbiamo due belle foto. Sì, tutti dovete firmare, mi raccomando, scrivete molto chiaro. Io vi ringrazio, È stato come essere a casa mia, davvero. Per carità, dovere nostro, anzi, se vi sentite solo in mezzo a quelle montagne, tornate qua. Vi sposate a Esterina. Che bella idea. C'era la pensione del marito, la mia, la vostra. Noi vogliamo bene. Signor maestro, questi sono i temi sulle parabole, ve li diamo, così ve li leggete in viaggio. No, no, questi li dovete dare al nuovo maestro. E mi raccomando, siate buoni anche con lui, Oh, per Pasqua voglio una cartolina. L'indirizzo lo sapete, no? Ma come, professore, vi dobbiamo mandare la macchina con il motore nuovo? Fa una quindicina di giorni e è pronta. Io non vi dimenticherò mai, neanche quando sarete morto. Signor maestro, vi posso scrivere? Certo, ma mi raccomando l'ortografia. E se vi scrivo mi rispondete? Sì. Promesso. Promesso. Maestro. Ehi. Salvatore. Scusami. Io. Molto bravo. Questo è per voi. È un orecchino d'oro. È d'oro. L'abbiamo pagato tutti, tranne Tommasine. Ma io... Vabbè, io me lo metto subito, No? A sinistra, a destra fate io! Raffaele non è venuto? Professore, e me che fate? Ve ne andate senza guardare questa meraviglia? Signora, a scuola negli ultimi tempi io non l'ho mai vista. Ah, che c'è? Ma io stavo in maternità. Sì, sì, lo so. Allora che? Professore, finalmente ce l'avete fatta a ritornare al nord, Io? Signora, siete voi che mi avete mandato via. Noi? E voi? Voi? No, 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 non noi, voi. Voi. Buonasera, comunque. Mi saluti tanto al fecondatore de Siviglia. E tu saluti ma sorda. E tu saluti Michella, zomba perete e mammeta. bravo, professore, buon viaggio, arrivederci. Ciao. Professore, questo è per voi. Cosa c'è qua dentro? Il tempo, ci ho provato. Bravo. Perché la scuola la schifo, ma voi no. Tema, quale parabola preferisci? Svolgimento. Io la parabola che preferisco è la fine del mondo, perché non ho paura, in quanto che sarò già morto da un secolo. Dio separerà le capre dai pastori, una a destra e una a sinistra. Al centro quelli che andranno in purgatorio. Saranno più di 1.000 miliardi, più dei cinesi. E Dio avrà 3 porte, una grandissima che è l'inferno, una media che è il purgatorio e una strettissima che è il paradiso. Poi Dio dirà,
Fate silenzio tutti quanti! E poi li dividerà. A uno qua e a un altro là. Qualcuno che vuole fare il furbo vuole mettersi di qua, ma Dio lo vede e gli dice: «Uè, a dove vai?» Il mondo scoppierà, le stelle scoppieranno, il cielo scoppierà, Corzano si farà in mille pezzi. I buoni rideranno e i cattivi piangeranno. Quelli del purgatorio un po' ridono e un po' piangono. I bambini del limbo diventeranno farfalle. Io speriamo che me la cavo. I see them bloom for me and you, and I think to myself, what a wonderful world. I see skies of blue and clouds of white, the bright blessed day, the dark sacred night, and I think to myself, what a wonderful world. Yes, I think to myself, what a wonderful world.